Si va all'estero anche lì, sapere come funziona in certi paesi. Entra proprio la mancia di default dentro lo scontrino, la paghi, basta, c'è una percentuale. X! In altre, boh, se la lascio, offendo, non offendo, se non la lascio, lascio poco, lascio tanto. E allora c'è stato questo bellissimo studio realizzato dalla Federazione Italiana Pubblico Esercizio, proprio mance, un'usanza non solo italiana. Ho gestito per un po' un ristorante, ho fatto anche questa cosa nella vita ed ero anche iscritto alla FIPE, credo, e il problema della mancia è stato sempre un problema molto sentito, molto caldo, molto dibattuto. A un certo punto io volevo fare una cosa, volevo dire, facciamo una mancia democratica, la mancia la si raccoglie tutta alla cassa e poi si divide in parti uguali tra tutti. È scoppiata la rivoluzione civile dentro il mio locale, ho rischiato di chiudere per mancanza di personale, perché i camerieri dicevano che la mancia viene lasciata grazie a loro, i cuochi dicevano che no, che se loro fanno bene da mangiare allora la mancia viene lasciata, eccetera. Il lavapiatti diceva, ma se io non lavo bene i piatti poi vi arrivano i piatti, i bicchieri sporchi, e allora le mance non le lasciano. Il barista, un casino, e allora ho detto, sentite, mettetevi d'accordo voi, raccogliete quello che volete. Poi altre cose surreali sono successe, racconto questo spaccato della mia esperienza. È successo anche che qualche cameriere furbacchione, per farsi lasciare più mancia, regalava bicchieri di rum, la bottiglia costava 340 euro. Ma chi pagava? Pantalone. Ah, pagavi tu? Pagava sempre il pantalone. E quindi sul tema mance noi vorremmo essere un po' più spettatori che conduttori di questo studio, perché ci interessa molto, ne abbiamo parlato anche alla radio più volte e si sono bloccati i nostri centralini, i messaggi SMS, i social network che noi dominiamo, Facebook, Instagram, Twitter e compagnia bella, anche in questo caso sono stati molto caldi. Quindi vogliamo saperne di tutto e di più. Possiamo partire? Allora, vedete, questo è un euro. Ecco, anche voi amici che siete qui a Tutto Food potete contribuire, lo mettiamo qua simbolicamente, perché lo ricordiamo, sono a disposizione anche dei posti per sedervi, il caffè è gratis. Parliamo di mance, diamo il benvenuto ad Andrea Stoccolo, servizi sindacali FIPE, e Silvio Moretti, direttore servizi sindacali della FIPE. Bene, allora noi... proprio per uscire un po' dallo stereotipo della mancia, ricordate uno degli ultimi film di Verdone, in cui Moreno Vecchiarutti, che è il personaggio principale, per ostentare questo suo livello di sociale, no? commerciante, mi sembra, dispensa mance per ottenere vantaggi al ristorante. Ecco, noi abbiamo cercato di uscire un po' da questo stereotipo, che comunque è quello che vediamo poi tutti i giorni nei nostri locali, e cercando di fare una ricerca che avesse un po' il pregio di analizzare in Italia e nei paesi dei nostri competitor, ma anche fuori dell'Europa, quali sono le caratteristiche della mancia, perché in effetti, come è stato detto da Fede inizialmente, c'è un po' di confusione, c'è non si sa a che cosa si va incontro. Allora, quindi abbiamo voluto vederci chiaro. Questa indagine è stata fatta dalla FIPE, come è stato ricordato, insieme ad ADAP, perché è un centro di analisi e informazione, e con la nostra organizzazione europea dello TREC, e questo ci ha consentito quindi di spaziare un po' il campo. Ecco, dove è stata realizzata questa ricerca? Perché quando si parla di mancia si parla di tante mance, si parla della mancia al concierge nell'albergo, ci sono certi guardiani notturni che se tu vai da loro e gli dici guarda ti promuovo a direttore, ti fanno una leva, loro vogliono rimanere a fare i guardiani notturni perché guadagnano 15 volte quello che guadagna un direttore con le mance, fornendo servizi variegati. A differenza del piano addirittura. No, questa diciamo prevalentemente nei ristoranti e bar, perché è il settore, come sapete, di nostra pertinenza, e quindi nei pubblici esercizi è stato fatto questo.
questo. Siamo, diciamo, le caratteristiche, poi il dottor Stoccolo, che ha curato la ricerca, ci farà un po' il panorama, come si dice, la lettura sinottica. Noi in Italia, anche sotto varie forme, siamo in presenza di un quello che viene chiamato un servizio obbligatorio, ma che è la percentuale di servizio, che è cosa diversa dalla mancia, è una retribuzione vera e propria. Poi abbiamo la mancia come la conosciamo nell'accezione più comune, e cioè un atto di liberalità. Vado al ristorante, sono soddisfatto e quindi ricompenso con un compenso che non è stabilito, dipende dalla disponibilità e da voglia che ha il consumatore. Poi c'è il costo del servizio, che spesso è incluso nel prezzo, e poi c'è una modalità che viene definita il tronco per come vengono suddivise le mance, e quello probabilmente che ha creato problemi al ristorante di Fede, che credo non si sia chiuso solo per questo, insomma, no, no, non è stato il motivo scatenante. No, attenzione, non è chiuso, l'ho dato in gestione, da quel giorno sono quindi l'uomo più felice del mondo, anzi sono l'uomo più felice del mondo ogni mese quando mi pagano la gestione. E i camerieri hanno deciso come organizzarsi per le mance. Allora, quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di analizzare questa cosa, perché come giustamente dicevate la mancia ha sempre un po' caratterizzato l'attenzione del consumatore, del lavoratore soprattutto. In molti casi si dice che è una congrua integrazione della sua retribuzione, e in tempi di crisi anche questo ha il suo valore. E poi eravamo interessati dal fatto, anche se questa indagine non lo accentua, ma cosa succede nei periodi di crisi, probabilmente le mance, cosa succede con le carte di credito. E quindi, partendo dal fatto che la nostra legislazione, il nostro contratto di lavoro non prevede la possibilità di sollecitare mance e né di c'è un divieto di accettazione delle mance. Poi, sarebbe in nero praticamente, un gesto in nero. In realtà, esatto, tutto questo come sappiamo avviene. Ovviamente queste somme non entrano a far parte della retribuzione, però vedremo che in certi paesi ci sono delle cose che sono un po' diverse e un po' simili alle nostre. E allora volevo pregare Andrea Stoccolo, sì, questo è un esempio infatti che vogliamo ricordare, perché la mancia fanno parte dello stipendio, la Cassazione dice sono tassabili, ma è quel concetto di mancia che dicevo prima, è la retribuzione con la percentuale di servizio, perché però volevo chiederti una cosa prima di andare avanti. Sul servizio pane e coperto ci sono dubbi ancora, me lo chiedono spesso alla radio, si indignano, ma come mi fanno pagare il pane, ma come mi fanno pagare il servizio, il coperto, ma non c'è una legge che vieta tutto quanto? Ci sono delle regolamentazioni, credo, poi vedo il direttore che fa, ci sono delle regolamentazioni che sono da regione a regione, no, Marcello, mi pare. Sono o comunali addirittura, quindi... Buongiorno, allora solo la Regione Lazio ha fatto una legge dove prevede il non pagamento del coperto. Pane è un alimento, uno può non chiedere il pane e non lo paga, è evidente. Sul servizio dobbiamo distinguere se il lavoratore è retribuito con partecipazione agli utili, ovvero sia con percentuale di servizio. Siamo di fronte a un istituto contrattuale, se non sbaglio l'articolo 182 del contratto di lavoro, con una misura regolata anche dal contratto di lavoro in funzione della categoria del locale. Si va da un 12% per locali di quarta categoria ad un 16-18% per prima categoria e categoria lusso. In altri casi questo servizio non si capisce a cosa si riferisca, se non c'è il contratto che prevede la retribuzione del cameriere tavoleggiante con percentuale di servizio. Il caso più specifico che abbiamo è quello dei caffè di Piazza San Marco a Venezia, dove i camerieri retribuiti a percentuale di servizio sono come professori universitari. Molto contento. Grazie, quindi abbiamo capito che è una norma regolata autonomamente dalle regioni, però ci sono delle regole specifiche, per esempio io vado con mia moglie a cena, lascio di base 5 euro, è sbagliato? Non ci sono delle regole precise, anche se alcuni
dicono che bisogna dare una percentuale in relazione al conto, in alcuni paesi come vedremo c'è addirittura una definizione di questo genere, però in Italia non ci sono delle regole. Fa clamore due casi di reali per certi versi, l'avvocato Agnelli e il principe William. Sembra che il primo non dava mance perché non girava con monete, quindi con banconote, girava con carte di credito e assegni, e sembra che invece il principe William desse solo una monetina, un penny, e quindi ecco che poi quindi tutto il mondo è paese, insomma. Ecco, per la carta di credito invece è un'esperienza questa mia personale, ma molti di voi che ci stanno guardando sicuramente si possono ritrovare. All'estero, quando esce appunto proprio lo scontrino, di default c'è la linea dell'importo e poi subito sotto la linea dedicata alla percentuale di mancia. In Italia invece esce solo la prima linea. Esatto, sì, certo, sì. C'è un buco, cioè poi lo vedremo, credo, no? In Italia si può inserire una percentuale che lei desidera, che mancherebbe altro. In relazione al dottore, è un contratto tipico in relazione al concetto di percentuale? No, fa parte del contratto nazionale. No, la definizione di... Un quarto livello, per esempio, un quarto livello non è che va a percepire in percentuale 999 euro al mese in questa paga. Scusi, Il concetto di percentuale si parte con 500 euro e automaticamente c'è un concetto di percentuale sul servizio che va all'addetto di sala ristorante. È un contratto tipico. Guardi, scusi, non è esattamente così, perché la percentuale di servizio è alternativa al compenso fisso. Ma sì, ma legga il contratto, scusi. E quindi, a meno che le parti non si accordino su una parte fissa e una parte percentuale e una parte percentuale, il contratto è abbastanza chiaro. Tant'è che, come diceva il direttore Fiore, ci sono dei locali, Piazza San Marco, Piazza Signoria, in cui i lavoratori sono ben contenti di avere la retribuzione in percentuale, perché è una retribuzione che va molto al di sopra dei minimi contrattuali. No, io volevo capire, facendo un riassunto di quello che è stato detto, quindi in Italia si può lasciare la mancia libera o altrimenti inserirla nel conto fissando una percentuale. Ecco, questo volevo dire, sono due cose distinte. La percentuale di servizio è una forma di retribuzione, quindi come tale è tassata, è soggetta a contribuzione, quindi esattamente come una retribuzione fissa, è in relazione alle capacità, ovviamente, perché parliamo di locali tipo, adesso senza fare nomi e pubblicità, della piazza di Venezia o di piazza della Signoria Firenze o piazza Novona, molti di questi paesi. È un po' in desuetudine l'uso della percentuale di servizio, perché negli anni 70 evidentemente le organizzazioni sindacali hanno pensato che fosse più importante assicurare una retribuzione fissa al lavoratore, quindi non privilegiare il fatto che, essendo una provvigione, è in relazione alle capacità anche di far acquistare al cliente cappuccino, cornetto, gelato, quindi è in relazione a quello. Quindi la mancia è un atto di liberalità che può essere anche data nel caso di una retribuzione a percentuale, che nulla vieta al cliente di dare anche una retribuzione, una mancia, quindi come atto di liberalità, anche se il lavoratore ha pagato una percentuale di servizio. Ma nel caso in cui è inserito nel conto, quindi con pagamento di carta di credito, va direttamente poi nelle entrate del ristorante, fiscalmente parlando. Esattamente.